Ci sono volute 24 ore più del necessario per ottenere l'ok della Sicula Compost di Lentini al conferimento presso quel centro di compostaggio del rifiuto umido raccolto a Sciacca. Ieri la raccolta porta a porta è saltata, ma sabato verrà garantita, a confermarlo Paolo Mandracchia. È stata trovata la soluzione, ci hanno dato l'ok al conferimento, quindi noi avremo un servizio regolare anche sabato, quindi abbiamo scongiurato quest'altra difficoltà per il fine settimana. Stamattina il rifiuto indifferenziato è stato regolarmente ritirato, anche se con qualche ritardo in alcune zone, dopo lo stop della scorsa settimana causato dalla indisponibilità di una discarica che ha costretto il comune di Sciacca a dover fare ricorso all'impianto di Lentini con tappa intermedia alla stazione di trasferenza di Alcamo. Adesso anche l'umido sarà costretto a percorrere 350 km prima di poter essere smaltito. Tutto questo mentre il centro di compostaggio di Santa Maria continua ad essere bloccato. Un tema che, stando alla denuncia di ieri dell'assessore all'ecologia, scaturisce dai crediti vantati da Sogei Rimpianti nei confronti di alcuni dei comuni dell'ex ambito territoriale e intanto c'è una data da rispettare, quella del 30 giugno. Bisogna pagare la polizza fideiussoria che ci permette di fare la di voltare l'AIA a Sogei Rimpianti. Quindi questo è propedeutico, poi con le attività di manutenzione in riferimento alle prescrizioni fatte dall'ARPA e quindi poi nei giorni a venire dare, finalmente riaprire e dare l'attività al territorio. Quindi noi non possiamo assolutamente aspettare ancora tempi biblici e soprattutto se teniamo alla nostra discarica dobbiamo evitare di ritrovarci in momenti come quelli passati in queste ore trascorse, ritrovarci in emergenza continua. Riaprire il centro di compostaggio permetterebbe dunque di risolvere quantomeno il problema del rifiuto umido, ma se i comuni non pagano il dovuto alla Sogei, però poi trovano i soldi per pagare gli impianti privati, siamo di fronte ad una questione a dir poco bizzarra, ad un autentico cortocircuito e intanto all'orizzonte si approssima l'ennesimo sciopero dei netturbini, quelli dipendenti della SRR, soprattutto in servizio presso la Bonosea, che continuano a domandarsi perché non riescano a ricevere lo stipendio puntualmente. Lavoratori che hanno proclamato 2 giornate di estensione del lavoro, il 12 il 13 luglio prossimi. Ho ricevuto la nota da parte di una delle organizzazioni sindacali che lamentava il fatto che ancora gli stipendi non erano stati pagati. Stamattina abbiamo contattato gli uffici per verificare se ciò è avvenuto, abbiamo chiesto anche le copie dei bonifici effettuati. Dobbiamo capire e soprattutto dobbiamo chiudere questa vicenda che si trascina da troppo tempo. Solo che nell'accordo con le organizzazioni era stato sancito il 15 di ogni mese, nella nota delle organizzazioni sindacali si ritorna a parlare del 27 di ogni mese. Certo, se i sindacali tornano indietro e le liste non rispettano la data del 15, tutto diventa più complicato. Intanto si apprende che il bonifico dal comune di Sciacca per pagare gli stipendi dei netturbini risale a lunedì scorso. Oggi dovrebbe essere stato formalizzato l'accredito e intanto il problema rifiuti genera nuove polemiche. Movimento 5 Stelle, Giuseppe Miliotti e Salvatore Monte oggi riconoscono che il problema è a carattere regionale, ma lanciano lo stesso frecciatine all'assessore Mandracchia sui ritardi del piano Aro. Monte e Miliotti, per esempio, ricordano a Mandracchia che fino a un anno fa l'attuale assessore aveva la soluzione in tasca su ogni argomento. Chiedono a Mandracchia se sia stato redatto un vero e proprio piano di emergenza che possa evitare ogni volta lo stato di confusione tra la gente, ma che soprattutto eviti che la città si presenti invasa dalla spazzatura, dai mastelli non svuotati. Mandracchia oggi si rivolge direttamente ai cittadini, apprezzando il loro senso di responsabilità. I cittadini sono stati un po' disorientati, però io ho anche apprezzato il fatto che hanno compreso la difficoltà del momento, gli esercenti reagiscono bene, c'è qualche forza politica che nonostante ci sia l'emergenza ha sempre la necessità di tirare fuori argomenti che in questa fase di emergenza sembrano veramente succedere.